Ciao e benvenuto sul mio canale, io sono Marco e come sempre ti invito ad iscriverti, lasciare un like, un commento o darmi un suggerimento per migliorare i video che sto facendo sul mio canale. Stamattina, come diceva una canzone, mi sono svegliato e la Apple ha rilasciato la nuova versione di Logic Pro X. Io sono già un utilizzatore del Logic Pro X, la versione 10.4. Questa è la versione 10.5. Allora, io non ho ancora aggiornato Logic a questa versione, in quanto ho visto stamattina ho visto che Apple ha parlato di questo prodotto. Ne avevo già sentito parlare, avevo già letto qualche curiosità, avevo visto qualche screen. Ora è ufficiale, c'è la versione nuova che è questa qua. Fondamentalmente loro hanno incrementato la parte di AI loops, quindi la possibilità di creare loop in tempo reale. Secondo me si sono avvicinati un po' all'idea di prodotti come Ableton. Come idea hanno strizzato un po' l'occhio, secondo me, a tutto quello che riguarda la parte di musica elettronica e stanno, secondo me, pensiero personale, stanno iniziando a abbandonare un po' quello che è il discorso di recording o standard. Hanno implementato il Logic Remote, hanno cambiato delle cose sui drum beat, dicono. L'AI Loops, eccolo qui, praticamente si può, vedete l'interfaccia che inizia a risultare essere un pochettino più simile a Ableton. Io personalmente non uso Ableton perché non sono un compositore di musica elettronica o musica in generale. Io faccio mix, master, poi eseguo anche dei brani, suono e quant'altro, però non mi ritengo un compositore. E hanno aggiunto delle, vedete, cose per DJ, eccoli qui, DJ Style. Questo è il nuovo Logic Remote, eccolo qui, con il controllo dei live loops, gli effetti per il mixaggio. Vediamo cosa hanno aggiunto ancora, vedete, anche vedete tutte queste sequenze che si possono attivare e disattivare. Ora, non avendolo provato, non posso dirvi al 100% che cosa farà. Sicuramente, vedete, Logic, vedete qua, vi fa vedere i device, come il controllo in tempo reale su tutte le vostre cose e tutti i vostri apparecchi Apple lavoreranno, quindi creerete, secondo me, in tempo reale molti più loop molto più velocemente. Multitouch mix, questo sempre penso sia il remote. Ok, sì, remote. Hanno ridisegnato le XS24, che è il loro, che è famosissimo perché è il loro campionatore. L'hanno ridisegnato, eccolo qui, questa è la nuova veste grafica. Sempre quick sample, slicing, sempre qua. La possibilità di fare live sampling. Hanno rifatto il drum machine design, vediamo come l'hanno fatto. Ah, ok, praticamente puoi andare a decidere i fade in, fade out sulle curve. Il sintetizzatore e la batteria, ok. Il drummer, vediamo cosa hanno fatto sul drummer. Sul drummer dice, hanno sempre collaborato, hanno creato un nuovo sound acustico, hanno migliorato le batterie elettroniche, batterie, l'intelligenza del drummer. Puoi scegliere sempre solite cose. Questo, beh, questo penso siano abbastanza cose standard. Ultime cose per gestione del MIDI. Hanno potenziato la gestione del MIDI. Hanno potenziato il supporto di 24 kHz 192. Smart tempo. Direi che hanno implementato anche lo smart tempo, quindi tutto quello che riguarda le tempistiche, flex time e flex pitch.
Hanno incrementato tutto, cioè praticamente hanno fatto un grosso aggiornamento a quello che riguarda il live loops e poi hanno penso aggiornato tutto quello che riguarda un po' il flex time, flex pitch, che sono cose utilissimi. Progetta te crea nel esamen. Vabbè, queste sono gli alternative che c'erano già. C'erano track stack. I VCA, questo qui, tra QCA e Federer, queste c'erano già le automazioni. Queste direi che di altre cose non vedo grosse e c'è altre novità. Vabbè, questi sono i programmi correlati, ma diciamo che la grossa novità sta nella ridisegnazione del drummer, che dicono che hanno implementato la parte relativa all'intelligenza artificiale. E hanno cambiato questa parte qui, che è quella che è il sequencer per chi fa i loop live. Quindi direi che il grosso l'hanno fatto su questa interfaccia qua, nel senso che si sono avvicinati molto di più a quello che sono i live loops e quant'altro. Quindi direi che appena ci sarà la possibilità, non lo aggiorno ancora. Però appena poi ci sarà la possibilità, che magari vi aspetto sempre di solito una release per aggiornarlo, perché ho sempre paura che questa è la prima, ci sia un problema e quindi mi pianti i progetti. Detto questo, questa era solo una visione veloce, visto che io parlo anche di Logic. Ti rinvito a iscriverti al canale, lasciare un like, un commento e dirmi se tu usi Logic Pro 10 o se l'hai aggiornato alla nuova versione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!